Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come di consueto, oggi andiamo a parlare di un'analisi tecnica. In molti di voi mi hanno chiesto nelle settimane precedenti i segreti e le tecniche per guidare sul bagnato, soprattutto dopo la gara del Mugello, che mi ha visto trionfare non solo nella categoria Street Limited ma fare il miglior giro assoluto tra le categorie stradali. Prima di cominciare vi ricordo come sempre di lasciare un like, iscrivervi al canale e se volete supportare di più i miei video e di aiutarmi con i costi della stagione 2022, di fare l'abbonamento al canale. Basta anche l'abbonamento basic, che comunque sono per voi 99 centesimi, neanche il costo di un caffè, ma per me mi aiutano col mio lavoro e ad attenuare un po' i costi che questo sport, come ben saprete ormai, non è più un mistero, produce. Ora, io non è che sia Michael Schumacher e Lewis Hamilton, ma dopo quasi 15 anni di kart e l'anno trascorso con la golf, mi sento di potervi dare qualche consiglio, qualche linea guida generale, linea di massima, per poter andare forte o meglio sul bagnato. Sicuramente vi starete chiedendo qual è la cosa più importante che serve. Il talento. Ebbene sì, sembrerà una stupidaggine, una stronzata, ma sì, il talento come sempre vuol dire molto. Ci sono piloti che non vanno fortissimo sullo asciutto ma sul bagnato volano, e viceversa c'è chi gli dà anche un trabicolo, va forte con qualsiasi cosa, e quindi il talento è fondamentale come in qualsiasi campo, sia sportivo che non. E oltre al talento c'è una gran capacità di adattamento. Ebbene sì, perché, come ripeto, ci sono piloti che sullo asciutto sono nella mischia, modesti, o semplicemente diciamo non vanno fortissimo, non eccellono, ma sul bagnato volano. Innanzitutto una gran percentuale va al senso del rischio, quindi anche del farsi male, ma di andare subito al limite se non oltre. Perché sul bagnato ovviamente i tempi di staccata si allungano, è tutto più lento, in alcune zone non c'è grip, una parte della pista può essere asciutta e un'altra parte molto bagnata, e quindi lo spirito di adattamento di un pilota è fondamentale sia quando si sta passando da condizioni di asciutto a umido barra bagnato, o da bagnato che la pista si sta asciugando e quindi bisogna tornare il prima possibile in traiettoria. Ecco appunto le traiettorie. È vero che parliamo di varie tipologie di auto, possono essere monoposto, GT, autostradali, eccetera eccetera, ma di base ci sono delle traiettorie che è più indicato seguire se si guida sul bagnato. Ora, se vedete, come ho fatto nel video del Mugello, come vedete anche in televisione, perché i piloti quando stanno sul bagnato passano completamente fuori traiettoria, che sembrano dei pazzi, fanno il giro del circondario? Ebbene, perché la traiettoria migliore indicata sull'asciutto è il punto proprio dove c'è meno grip. Questo è dettato da una miscela sì di acqua, ma che si deposita in traiettoria dove c'è la gomma appunto depositata dalle auto insieme al mix di benzina e miscela che esce dagli scarichi. Questo mix prova uno scivolamento e una perdita di grip allucinante. Per questo si tende sempre a stare fuori traiettoria il più larghi possibile e ad evitare il cumulo di gomma. In traiettoria quindi si ha mancanza di grip, si allungano i tempi e i metri della frenata, si ha una perdita di trazione in accelerazione, e quindi per tutto l'arco della curva si tende sempre a tenere la traiettoria più larga, sacrificando diciamo la traiettoria ideale, facendo più metri ma avendo una velocità di percorrenza nettamente superiore. Ora, è vero che la traiettoria è importante, è vero che la macchina ci sono vari tipi, quindi GT e Formula, ma in linea di base ci vuole un bel setup, perché il setup da bagnato è totalmente diverso da quello di asciutto ovviamente. Quindi abbiamo per l'auto angoli meno estremi di camber e di convergenza, che se sullo asciutto aiutano, per esempio in un curvone da 200 all'ora un camber più pronunciato ti permette di avere ad alta velocità, quando l'auto va in appoggio, un grip superiore, avendo la gomma che si appoggia di più e avendo quindi più grip appunto laterale. Invece sul bagnato è meglio sempre tenere la ruota, quando la macchina è dritta, con un'impronta decisamente più ampia a terra, avere più grip in frenata e trazione in accelerazione. Quindi diciamo, in linea di massima, se sull'asciutto si tendono ad avere dei camber estremi o delle convergenze più pronunciate, sul bagnato si tende ad avere un assetto più conservativo e più vicino al neutro. La frenata di base viene tenuta sul posteriore e si tendono ad ammorbidire tutte le barre antirollio, ammortizzatori, settaggi delle molle, eccetera eccetera, per far lavorare di più il telaio. La frenata si tende a portare sul bagnato più al posteriore per evitare i classici bloccaggi di anteriore, che sono molto più pronunciati sul bagnato. Sull'asciutto si tende sempre a
attaccare molto al limite, quindi la frenata, specialmente se vedete anche i piloti di Formula 1 sul dashboard prima della fine dei lunghi rettilinei, tendono sempre a portare la frenata 1-2% più avanti per avere una staccata più aggressiva. Ma questo ovviamente ti penalizza sul bagnato, perché i bloccaggi sono dietro l'angolo e sappiamo che con i bloccaggi si finisce in ghiaia. Ultima ma non ultima, la condizione degli pneumatici, perché cambia molto tra un pneumatico nuovo ed usato, e cambia molto tra un pneumatico specifico da bagnato e un pneumatico semi-slick. Mi spiego meglio. Al Mugello, noi categorie stradali, per regolamento, dovevamo tenere una gomma, in questo caso Yokohama, semi-slick, quindi omologata per uso stradale, che se da una parte sull'asciutto ha comunque un ottimo grip, non è una gomma slick ma ha un grip totalmente eccezionale. Ovviamente per essere omologata stradale deve tenere sì dei tacchetti, ma ovviamente sono dei tacchetti slim, diciamo, cioè una gomma che nuova fa 4 mm di battistrada, pochissimo, dura qualche centinaio di chilometri se va bene in pista, e questo ti penalizza ovviamente molto sul bagnato, perché è una gomma che drena pochissima acqua, mentre le auto racing avevano le gomme wet e sul rettilineo del Mugello alzavano litri e litri d'acqua. Una gomma wet specifica è tarata per drenare litri e litri d'acqua al secondo, cosa che ovviamente è una gomma omologata stradale, in questo caso poi semi-slick, quindi più per le prestazioni ma con meno tagli per drenare l'acqua, e ovviamente la differenza si accentua tantissimo. Come la condizione del battistrada, che ovviamente un pneumatico nuovo ha dei tasselli più alti, mentre un pneumatico consumato e liscio ovviamente sul bagnato non drena acqua e quindi andrà in aquaplaning facilmente. L'aquaplaning è dettato molto anche dalla pressione degli pneumatici, perché ovviamente se in linea teorica una pressione degli pneumatici più alta diminuisce il grip, infatti sullo asciutto si tende ad abbassare la pressione per avere più prestazione e più tenuta in curva, sul bagnato una pressione leggermente più alta dei pneumatici tende a drenare di più l'acqua ed avere meno problemi in caso di acquazzone, quindi con tantissima acqua, e si avrà meno rischio di aquaplaning. Bene, spero di essere stato chiaro con queste linee guida. Provatele voi stessi, sia se andate sui kart da noleggio che se andate con la vostra auto in pista. Provate in linea di massima queste linee guida fondamentali. Detto questo, vi ringrazio sempre per seguirmi e sostenermi. Vi rinnovo ancora una volta l'invito per iscrivervi al canale e lasciare un like. Commentate qui sotto col vostro pensiero, con la vostra opinione. Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo video.